però possiamo parlare di quello che volete, insomma, anche di reverse engineering in generale. Io non ho preparato niente perché ovviamente il barcamp è stato deciso più o meno un'ora fa, quindi magari non so se avete qualche domanda o qualche argomento di cui volete parlare o che volete proporre, possiamo vedere, insomma, di mettere insieme qualcosa, di fare qualcosa. Qualcuno aveva qualche idea? Vai, vai. Riguardava l'utilizzo dell'NDK. Scusa, allora c'è una domanda che avrei voluto farti stamattina che riguarda l'utilizzo dell'NDK, cioè se c'è una parte algoritmica che si vuole per qualche motivo proteggere. Utilizzare l'NDK quanto aiuta nell'alzare l'asticella da parte di possibili attaccanti nel fare reverse engineering e se ci sono alcune tecniche o accorgimenti da adottare? Sì, sicuramente il reverse engineering di codice nativo è più, richiede più tempo e soprattutto anche tool e conoscenze più avanzati. Ci sono delle slide che stamattina ho saltato, che così approfitto per far vedere, su dei tool per fare reverse engineering di librerie native. Noi a volte consigliamo alcune funzionalità critiche di implementarle proprio con l'NDK, perché è appunto un po' più difficile fare reverse engineering. Devi stare attento ai flag che usi per compilare la tua libreria nativa. I compilatori hanno dei flag di ottimizzazione che devi abilitare, che intanto devi togliere le informazioni di debug, anche per quello, insomma, bisogna escludere de dei flag dalla compilazione. E poi ci sono dei flag di ottimizzazione che ti ottimizzano il codice e praticamente lo trasformano, e questo come side effect, diciamo, ha il fatto di renderlo meno comprensibile, perché insomma prende una forma ottimizzata per l'architettura della CPU. Quindi si perde, diciamo, la struttura originale. E se proprio vuoi andare ancora più sull'impegnativo, ci sono anche de degli offuscatori per codice nativo. Puoi valutare. Nel talk di stamattina non ho avuto tempo di farli vedere, ci sono dei tool per fare il reverse engineering di codice nativo. Lo standard per fare reverse engineering di binari nativi, librerie native, è questo tool qui che si chiama IDAPRO, sta per Interactive Disassembler. Praticamente puoi disassemblare codice per moltissime architetture e ha funzionalità molto vaste di renaming e un set molto ampio di API che praticamente puoi customizzare qualsiasi cosa lui faccia, per dire, puoi anche fare il disassembly di una CPU sconosciuta che hai inventato tu, ti fai un API che ti fa il disassembly, oppure puoi fare delle API in Python che ti decriptano stringhe, roba del genere. È un software impegnativo da utilizzare, tanto che ci hanno scritto un libro che è alto 10 centimetri, quindi insomma è un mondo a parte. E poi c'è un plugin molto utile che ci fa proprio la decompilazione di codice nativo e ci riesce anche abbastanza bene. Chiaramente si fa quello che può, perché la compilazione è un processo distruttivo e soprattutto quella che va a compilare in codice binario per la CPU. Molte informazioni si perdono, quindi dopo il processo inverso spesso è impossibile totalmente, quindi anche la qualità del codice ottenuto lascia un pochettino a desiderare, però comunque è già qualcosa, insomma. Ma quindi si riesce a ottenere del codice C, C++ o... Cioè, puoi avere un'idea, ma è proprio qualcosa di molto, cioè, se lo vedi dici, nessun essere umano scriverebbe mai una cosa del genere. Sì, comunque può aiutare a capire cosa fa l'applicazione, insomma. E un'alternativa, siccome questo software costa molto, soprattutto con i
il plugin di decompilazione, vi ho messo per questa alternativa qui, che c'è da non tanto tempo, che si chiama Hopper Disassembler, e costa 60 euro anziché migliaia di euro, ed è tra l'altro è sviluppato da una persona sola, quindi fa sempre piacere, diciamo, supportare gli sviluppatori indie. E poi sì, ha un buon insieme di feature, ma soprattutto un buon rapporto qualità-prezzo. La qualità del disassemblato è inferiore a IDA Pro, e soprattutto quella del codice decompilato, però comunque per iniziare è un ottimo prodotto. Questo è più o meno quello che avevo per il codice nativo. Una cosa che possiamo aggiungere, non so se hai visto stamattina la demo sul runtime manipulation di iniettare il codice, parlando di librerie native, se utilizzi, vi ho fatto vedere due framework, CDA Substrate e Exposed Framework. Se utilizzi CDA Substrate puoi rimpiazzare anche librerie del codice nativo, e quindi puoi riscrivere metodi C e iniettarli a runtime, come abbiamo fatto stamattina per il codice Java nel videogioco. Io ho una curiosità riguardo alla crittografia su librerie native. Sì. Mi chiedo come funziona, perché conosco solo un software, in questo caso, che lo fa. Sarebbe DexGuard. Mm-hmm, sì. E so che da poco ha introdotto crittografia su librerie native. 5.4. Hai idea di come funziona? Di come funzioni? Secondo me, almeno l'idea che mi sono fatto io, non ho guardato perché non ho ancora avuto modo di provarlo. Avevo usato a dicembre, se non sbaglio, la 5.3, che ancora non era supportato. Secondo me, se non sbaglio, Java ha tutta una serie di API per caricare le librerie. Quindi secondo me c'è qualche API anche per caricarla dalla memoria, e secondo me fa la decrypt in memoria e poi la carica dalla memoria nella virtual machine, insomma. E una cosa simile fa anche con le classi criptate Java, penso. Le decrypta, poi ci sono le funzionalità per caricare codice a runtime, che su Android sono abbastanza flessibili. Tra l'altro su Android possiamo caricare a runtime proprio dei DEX a parte, possiamo caricare proprio del codice, potremmo anche, in teoria non è una buona pratica, però possiamo scaricare dei pezzi della nostra applicazione, dal nostro server, e caricarli a runtime, però non è molto consigliato, non è molto neanche bello da vedere. Posso continuare la domanda? Visto che siamo... conosci qualche meccanismo di sicurezza commerciale che sfrutti, ad esempio, il caricamento custom DEX loader, oppure... Sì, ce n'era uno che però adesso mi sfugge il nome, però bisognerebbe darci un occhio prima di utilizzarlo, perché è cinese, quindi magari potresti fartelo tu con le API per caricare i DEX, però commerciale ho visto solo quello lì, sinceramente. Ah, scusa, aspetta che ripeto io la domanda per il tampering detection, dimmi. Sì, allora, sì, che l'ho dovuto skippare, giusto, buona domanda. Per il tampering detection, diciamo, se vuoi fare sul serio, ti consiglio di prenderti DexGuard, che ha dentro una libreria di utility che ti fa il tampering detection. Però vabbè, ovviamente DexGuard è un tool a pagamento, quindi magari vuoi fare anche qualcosa sfruttando le API Android senza doverti rivolgere a un tool commerciale. Però DexGuard dà una buona soluzione già pronta da utilizzare, e con un'implementazione solida, che poi unita all'obfuscation di buona qualità che ti fa DexGuard, ottieni degli ottimi risultati. Adesso, se trovo la slide, praticamente su Android ci sono tutta una serie di API, principalmente nel package manager. Comunque trovi, dopo ti faccio vedere alcune risorse dove puoi trovare delle ricette per fare questo tipo di tampering detection. Col package manager puoi
recuperare la firma della tua applicazione e controllartela, insomma. È chiaro che un controllo di questo tipo, come abbiamo detto stamattina, devi cercare di nasconderlo per bene con obfuscation e cercare di metterlo in più punti, sennò te lo trovano. Però sì, per il discorso che abbiamo fatto stamattina del licensing verification, quello offerto da Google, quello non viene più utilizzato quasi più da nessuno, perché è stato rilasciato un tool di cracking automatico che trova le chiamate alla libreria di licensing, e qualunque persona, anche senza conoscenze, può dargli in pasto l'APK e disabilitare le chiamate al controllo di licenza. Quindi se vuoi fare la tua implementazione, ti consiglio di guardarti la classe del package manager, di prenderti la tua firma e di controllarla. Comunque trovi già delle implementazioni già fatte anche su Stack Overflow, per dire. E poi un'altra cosa che puoi fare, se la tua applicazione è in vendita solo su Google Play, c'è la possibilità tramite l'API di API Android di guardare da dove è stata installata la tua applicazione. Quindi tu potresti controllare che la tua applicazione è stata installata da Google Play e non da fonti sconosciute, quando insomma la installi dall'SD card o la scarichi da internet, che devi mettere la crocetta su fonti sconosciute per installare le applicazioni da canali non ufficiali sul telefono. E per le risorse dove trovare l'implementazione, te ne posso dare alcune che qui diciamo che è una specie di bignami che fa via Forensics di pratiche di sviluppo sicuro. C'è anche iOS, a breve verrà aggiornato, quindi se volete tenerci un occhio. E poi vabbè, c'è il progetto OWASP che è abbastanza famoso, che ti fa vedere tipo le 10 vulnerabilità più popolari su mobile e come rimediarle, e penso proprio che ci sia anche qualcosa sul tampering detection, dovrei guardarci. Questo è un libro che ha scritto il mio amico Scott, che è uno sviluppatore che diciamo ha fatto del suo cavallo di battaglia lo sviluppo di applicazioni sicure Android, e trovi dentro delle ricette per fare tutte queste cose qua. Poi se vi interessa, CompTIA fa una certificazione per Android, uno per iOS, per Mobile App Security, se vi volete proporre come sviluppatori certificati, insomma, può aiutare. Si fa il test in uno dei centri autorizzati. Io avrei un'altra domanda, vorrei chiedere se un'applicazione per qualche motivo ha necessità di fare detection se un telefono è rootato o cose del genere, se ci sono dei modi più sicuri di altri di farlo, nel senso che ci sono alcuni modi, ma ho visto che esistono anche dei modi già per aggirare, che sono fatti per aggirare questo tipo di controlli, quindi se tu avevi avuto esperienza riguardo. Sì, diciamo che potresti cercare di sparare nel mucchio e di beccare più implementazioni possibili. Quello che poi, ci sono vari approcci. La prima cosa che puoi fare è controllare se puoi aprire una shell di root, magari l'utente ignaro te l'accetta e quindi dopo tu hai già capito che sei root. Un'altra cosa che puoi fare è usare il package manager per vedere se sono installate le classiche applicazioni di root, perché col package manager puoi vedere quello che è installato, quindi ti guardi ad esempio se c'hai SuperSU, SuperUser, quello di CyanogenMod e così via, e già lì becchi il 99% dei device rootati, perché la gente quando roota un telefono non è che va a imboscare che è root, insomma. E poi una cosa che ho notato su Android
è che root detection si fa poco, molto poco, solo alcune applicazioni tipo enterprise o bancarie, perché molti device sono rootati e magari lo sviluppatore non vuol perdere quella fetta di mercato. Invece su iOS è già un po' diverso, e alcune applicazioni proprio fanno il detect del jailbreak e magari si rifiutano di funzionare. Oppure alcune tipo Skype ti avvisano, Skype per iOS, se hai il device jailbreakato ti dice che potrebbe mal funzionare oppure che non è supportato, però poi continua a funzionare normalmente. E poi un'altra cosa che puoi fare è controllare alcuni flag nelle property di Android. In Android ci sono delle property che si possono prendere con un comando che si chiama getprop, e puoi vedere se ci sono anche qui segni che il device è stato rootato o comunque liberato, insomma già il mercato. Uno di quelli che diciamo è indice di questa cosa qua è il flag ro.debuggable, che praticamente ti setta che col tuo telefono puoi fare il debug a qualsiasi applicazione che giri lì sopra. Un'altra cosa che alcune volte succede è che la partizione di sistema è montata read-write, e magari puoi anche guardare quello lì, guardi tipo il file, guardi se questa partizione è montata così, perché su Android di default è montata read-only. Grazie. Però se ne dovessi scegliere una, io partirei guardando i package, così. Salve, avrei una domanda. Per la protezione degli acquisti in app, per la chiave, lei come farebbe, diciamo, per metterla al sicuro? Gli acquisti in app funziona che quando io faccio un acquisto alla fine della transazione, le API di NapPurchase mi ritornano un receipt firmato con la chiave dello sviluppatore. Però mi sa che è una cattiva idea mettere la chiave dello sviluppatore per controllare quella firma che viene dal Google Play dentro l'applicazione stessa. È qualcosa fatto per controllarla sul proprio server. Quindi io eviterei di metterla dentro la tua applicazione, di controllarlo lì dentro. Ok, ma quando si richiede un acquisto in app, bisogna passare la chiave con cui Google dopo codifica, penso, identifica la tua applicazione con quegli acquisti in app. Ah, ok, ho capito. Hai tipo paura che qualcuno la cambi. Perché sulle linee guida c'è scritto che Google, che la chiave non dovrebbe essere una stringa pubblica o comunque una stringa statica, mm-hmm. e bisogna implementare qualche algoritmo che te la ricrea dinamicamente. Volevo sapere. Stavo verificando i receipt nella tua applicazione. Beh, lì allora potresti cercare di intanto offuscare il tuo codice e poi fare criptare la stringa, insomma, e magari mettere la stringa criptata in un byte array, magari anche spezzato, la chiave da un'altra parte, cercando di fare del tuo meglio. Insomma, è chiaro che se è tutto lì, sia la chiave che l'encryption, è chiaro che con un po' di reversing te la tirano fuori, però puoi fare del tuo meglio, insomma, per proteggerla. Invece un approccio server, invio una richiesta al server che lui mi restituisce la chiave in pezzi, la vorrei ricostruire lato client. Ok, però è chiaro, secondo me è un'implementazione un po' meno robusta, però può funzionare, però è sempre, diciamo, problema, come si dice, l'uovo e la gallina, perché dopo uno te la sniffa e allora sei... Il problema, l'essenza del problema non è come tieni la chiave, l'essenza del problema è che il controllo è eseguito sul telefono, e il telefono è un ambiente non trusted, perché ci può essere l'attaccante, quindi dovresti cercare di proteggerti lato server in qualche maniera. Se riesci. Adesso non so cosa sta vendendo la tua applicazione, ma delle volte si riesce. No, è perché per un'applicazione che devo sviluppare ho acquistato in app Purchase e mi hanno chiesto, perché erano andati a guardare, un metodo per, diciamo, autentificare l'utente e salvare anche la chiave in modo che non venisse rubata. Sì, stamattina avevo fatto l'esempio quello dei giornali. Praticamente l'utente fa un acquisto, gli arriva un receipt sull'applicazione, l'applicazione fa la richiesta al server che vuole il giornale e manda su anche il receipt. Il server verifica il receipt,
quindi sul server non c'è attaccante che tenga, speriamo, insomma, deve essere è in comando lo sviluppatore, quindi verifica questo receipt e solo se il receipt è valido mi dà il giornale, quindi lì non c'è modo, insomma, facilmente di fregare. Ok, problema, però nel caso in questo utente avrebbe perso i suoi soldi che ha usato per acquistare il giornale. Beh, se l'utente ha acquistato il giornale ha un receipt valido, quindi gli arriva giù il giornale. Se invece il receipt è stato modificato perché qualcuno ha messo le mani nelle API di Google Play per far ritornare che l'acquisto è sempre andato a buon fine, anche se non gli sono stati scattati i soldi, comunque gli ritornerà un receipt non valido, lo manda al tuo server, il tuo server lo controlla con la tua chiave, qui le cose non tornano e tu non gli dai il tuo asset, il tuo giornale. Okay, il problema è quando appunto fai acquisti che non prevedono contenuti, non prevedono un server, prevedono solo codice che gira sul tuo device, che lì purtroppo puoi fare abbastanza poco. Volevo chiederti qual è lo stato dell'arte di possibili tool automatici per stimolare il comportamento dell'app, diciamo, i suoi possibili comportamenti. Cioè, tu vuoi iniettare degli eventi su un device? Sì. Oppure cercare di scoprire il numero maggiore di possibili comportamenti che può assumere l'app. Per esempio abbiamo un'app che... Cioè, parli di una specie di automated testing con... stiamo parlando di vulnerabilità di sicurezza? Sì, o... non supponendo che non sia un malware. Cioè, tu vuoi fare una specie di fuzzing sull'interfaccia? Sì, esatto, perfettamente, sì. Ok, ci sono vari tool, tra cui alcuni anche sulla nelle SDK, però lanciano eventi casuali, quindi non so quanto ti possono essere utili. Invece per diciamo che se lo vuoi integrare nel tuo software development lifecycle, l'azienda dove lavoro adesso, ci saranno novità nei prossimi mesi per integrare questo tipo di analisi proprio in modo automatico nel software development lifecycle, tanto per intenderci, in Jenkins quando fai una build ti fa la build e poi ti fa anche i testing. Adesso questo qui sullo schermo è un prodotto dell'azienda per cui lavoro, dove finisce la nostra ricerca e sviluppo sulla sicurezza delle applicazioni, che rende possibile anche a persone non full time sulla sicurezza di fare analisi di applicazioni Android e iOS, statica e dinamica. Sì. A runtime cerco di posso estrarre le informazioni sull'activity e sì, diciamo le varie risorse che usa. Non si può fare una accoppiata di analisi dinamica, fuzzy? Sì, è quello che facciamo noi, insomma. Okay. Sia con un approccio di record replay, così ad esempio puoi automatizzare procedimenti di login e sniffare il traffico e vedere se ci sono delle vulnerabilità di tipo man in the middle o altro, oppure anche solo stimolare. Stamattina abbiamo saltato quasi del tutto la superficie di attacco con inter-process communication, quindi anche quello, diciamo, si può cercare di automare il fuzzing, si può cercare di stimolare quella superficie d'attacco lì, mandando degli intent fatti ad arte e cercare di far malfunzionare qualcosa. Nel nostro prodotto sono implementate, ad esempio facciamo SQL injection su content provider, path traversal su content provider che espongono file, e anche su activity service. L'open source che tu sappia? No. Non ti chiedo di fare il marchettone su questo, però che cosa supporta come iOS, Android? Sì, per adesso Android e iOS. Ok. E tutte le versioni? Sì. Ok. Cioè, adesso per iOS, diciamo, ci stiamo muovendo più sul 7, perché comunque la percentuale di mercato, quindi diciamo, perché praticamente viene utilizzato con dei device di testing, e quindi insomma dovrai utilizzarlo con un device di testing iOS 7. No, non ti voglio fare
sul pricing, però è competitivo, devi chiedere, però siamo a livelli dei vostri competitor di un Fortify. Io non sono un commerciale, invece faccio ancora una domanda più per ignoranza su quello che, cioè, hai sicuramente molta esperienza sul mondo mobile, ma tu spesso dici qua è necessario andare a offuscare. Quando è che il controllo client side più tradizionale proprio non si può fare? Cioè, tu mi hai detto ci sono app come prima dove l'acquisto proprio è impossibile in questo momento, dici l'acquisto di codice, però quando è che proprio questo non riesco a ristrutturarmelo in maniera tradizionale, quindi avere il mio controllo sul server? Ad esempio stamattina ho fatto un breve accenno, mi piace magari fare un esempio così ci capiamo di più. C'è il classico esempio che tu hai il tuo giochino dove ti compri le armi, no? Ti compri i livelli, la spadina, così. E quello lì è praticamente tu compri qualcosa da in-app purchase, ti torna qualcosa, ti salvi una stringhina da qualche parte e la spada ti si sblocca. Ma a quel punto lì uno cosa fa? Guarda come funziona, ci mette la stringhina da qualche parte e c'ho la spada senza comprarla. È un problema che non passa, rimane tutto sul device e quindi è tutto attaccabile quella cosa lì, quel tipo di acquisto. Non si potrebbero fare dei controlli quindi sulla tua profilazione server se c'è qualcosa che non torna, tipo avere la spada? La mia profilazione server in questo caso qua del giochino. Il giochino, la cosa che potresti fare sì, potresti cercare di far vedere se torni, se stavo pensando senza dire delle euristiche che guardano che il tuo punteggio non esula troppo da quello che potrebbe sì, essere. Sì, magari sicuramente qualcosa del genere lo puoi fare, ma è tutto disinnescabile, perché tu non hai niente che è in tuo controllo che impedisce all'applicazione di funzionare correttamente o all'utente di godere di quella funzionalità lì. È già tutto dentro l'applicazione, quindi in un modo o nell'altro l'applicazione può essere patchata. Ad esempio alcune cose si possono abilitare e non è che tu deliveri un asset al tuo utente, e quindi è una problematica un po' complicata, che però puoi fare del tuo meglio, diciamo, per alzare l'asticella della difficoltà, sicuramente quello. In quello l'offuscation che dicevi? Sì, anche. Ciao, scusa, una domanda. Partendo dal presupposto che ci sia un'app che non è da market, quindi un'app industriale in cui uno ha il completo controllo del device, quindi mi produco la mia ROM Android compilandola, disabilitandola tutti i tasti, disabilitando tutti i programmi, togliendo Google Play, togliendo... Puoi fare un chiosco, quindi. Un chiosco, un USB, okay. Quindi disabilitando tutti i modi fisici. Che cosa, nella tua esperienza... Che cosa può essere fatto in più a quello che può essere disabilitare l'ADB, disabilitare quindi tutte le funzionalità di Android, disabilitare i tasti hardware, disabilitare la recovery mode e quindi disabilitare anche la, come si chiama l'altra, la download mode? Vabbè, immagino che avrei modificato anche l'interfaccia da non far andare dalle altre parti, insomma. Quindi beh sì, certo, quindi in modalità chiosco. Tasti di power e volume sono nascosti, immagino. Certo, perché l'idea è di non far fisicamente prendere la pick up, perché tutto ciò uno lo può fare solo se riesce, diciamo, a gestire il device e quindi iniettare... Quindi insomma, in base lì comunque adesso non so che applicazione, che tipo di applicazione chiosco stai cercando di fare tu, ma se ti rubano la macchinetta e poi vanno a fare un dump della memoria, il tuo pick up, siccome forse è l'ultimo del problema, ti rubano tutto. Però ecco, se mi rubano la macchinetta, come fanno a fare un dump della memoria? Sai cos'è JTAG? No. JTAG è un'interfaccia di debug hardware che viene usata per programmare e debuggare componenti elettronici a basso livello. Quindi questa cosa qua, questa interfaccia è praticamente dentro ogni dispositivo elettronico, dentro ogni smartphone e roba del genere, e tu praticamente saldando dei connettori alla piastra madre, tu in buona parte dei casi si fa soprattutto sugli smartphone, quando vuoi
in caso di analisi forense, ad esempio sequestri un telefono, vuoi avere un'acquisizione delle prove e quindi fai un'acquisizione JTAG, saldi sulla scheda madre del telefono dei fili, poi utilizzi dell'hardware apposito e ottieni un dump dalla memoria del telefono. Ma questa è solo, diciamo, una delle tecniche. Se poi hai anche più soldi da spendere, ti possono dissaldare la memoria, e poi ci sono persone che fanno quello di mestiere, insomma, ti risaldano la memoria su un'altra board e poi ti danno quello che c'è dentro, quindi mi dispiace però dipende un po' chi è il tuo avversario, insomma, contro cosa, anche soprattutto quanto vale quello che devi proteggere. Passando un po' sulle soluzioni MDM, vorrei un po' un tuo parere. Sì, su quello. Non le ho utilizzate molto, però, quindi non mi sbilancio più di tanto. Posso solo dire che la mia azienda sta avendo un approccio un po' alternativo. Se vuoi vedere, il loro prodotto si chiama Via Protect ed è una soluzione di monitoring e di sicurezza per organizzazioni. E l'approccio qual è rispetto a quello? L'approccio che di tipo si usano altre tecnologie di quello che usano gli altri per fare monitoring di sicurezza di quello che succede. Ad esempio, possiamo renderci conto se il telefono di qualche figura importante è sotto attacco perché c'è un comportamento anomalo, e possiamo allertare il responsabile della sicurezza, oppure fare azioni sullo stesso device direttamente. E vi mettete sul device? Sì, con un agente. Quindi c'è un agente lì che monitora questa cosa. E poi c'è un servizio cloud per sì, quindi gestire. Che fa da ponte? Cioè, gestisce la cosa per l'organizzazione che utilizza il prodotto. No, dimmi. Mi interessava se riesci a darci un po' di statistiche sulle cose che trovi. Sì. Cioè, visto che prima hai parlato di qualcosa di più tradizionale, tipo SQL injection o cose così. Ah. E invece volevo capire se invece poi invece con le reverse. Ok. Purtroppo di statistica dietro non ne ho, però tipo sul nostro blog, se non sbaglio, dovrebbero esserci delle slide con questo tipo di statistiche. Ad esempio, mi ricordo che c'era una presentazione con quante applicazioni, tipo su 100 applicazioni, quanti erano vulnerabili a man in the middle, quante a SQL injection, quante password in chiaro in memoria. Però non vorrei dire cose che poi non riflettono la realtà, quindi preferirei rimandarti al blog e alle slide. No, mi dispiace, però non vorrei dire dei numeri. Volevo chiederti, ci sono molti tool per l'analisi dinamica del malware che magari utilizzano, osservano? Qualcuno ce n'è. Ce n'è anche un italiano, però purtroppo mi sfugge il nome adesso, mi pare dell'Università di Milano. Sì. Volevo chiederti però, ad esempio, secondo te quanto, per esempio, l'analisi delle chiamate, delle syscall possa servire per capire il comportamento? Lì è sempre un problema, diciamo, di prospettiva, perché se ti metti a guardare le syscall è un po', diciamo, il rumore bianco, insomma, senti. Salendo un po'. Esatto, diciamo. Salendo un po', diciamo che nella community adesso stanno nascendo anche altri approcci, proprio di vedere delle chiamate, vedere le chiamate che fa l'applicazione. Ad esempio, ci sono dei tool, ne ho visto uno l'altro giorno per iOS, però adesso mi sfugge il nome,
che praticamente fanno una cosa simile a quella che abbiamo visto stamattina con runtime injection. Si ingettano nelle API di sistema quelle sensibili o quelle che siano sicuri che le usino solo il malware, come il caricamento a runtime del DEX o quella roba lì, caricamento di codice a runtime, e poi guardano quelle cose lì. E se qualcuno chiama quelle API lì, diciamo il 90% è sinonimo che è facile che sia un malware. Qui faccio vedere una slide di un po' di persone che potrebbero interessare, vi potrebbero interessare da seguire su Twitter per rimanere aggiornati sulla sicurezza, soprattutto questo POF e il primo, Zero X Root, per quanto riguarda Android. Pubblicano veramente tanti tweet e tanti exploit per Android. Se volete rimanere aggiornati, basta che seguite Twitter. Marco Grass, senza la I in fondo. È qua. Una cosa che ti potrebbe interessare per il chiosco, potresti guardare la Trust Zone di ARM, però insomma, forse ci devi spendere un po' di tempo. E praticamente è una parte del processore sicura che ti consente di verificare una parte dopo l'altra del tuo sistema, vedere se è modificato, roba del genere, e probabilmente anche di decifrare delle parti in una parte sicura del processore. Quindi diciamo che la tua routine di decifratura e le tue chiavi potrebbero essere tenute al sicuro in quella parte di processore. C'è una soluzione, non mi ricordo il nome, che mette in una schedina SD, c'è anche un hardware di cifratura all'interno che ti permette anche di arrivare a fare chiamate cifranti. È americana, era una startup. Cos'hanno, una smart card che penso che siano stati acquisiti da Oracle. Cosa hanno implementato, una smart card dentro? Ah, forse hanno messo il Secure Element dentro, dentro la smart card. Ho sentito qualcosa, però non ho mai avuto modo di provarlo. Ci puoi mettere dentro le tue chiavi di cifratura e penso anche fare delle operazioni. Insomma, non ho avuto tempo purtroppo di guardare ancora bene quella parte di hardware. C'era stato un workshop oggi comunque sul key management, che se non sbaglio non ho assistito, però se non sbaglio trattavano qualcosa anche riguardo memorizzare le chiavi in hardware, insomma. Comunque non l'hai mai visto. Comunque in giro non l'ho mai visto. Su Android 4.3 c'è, da Android 4.3, e penso che ci sia il supporto per questo tipo di elemento hardware per le tue chiavi, se ti interessa. Scusa, una domanda. Quei dispositivi hardware di cui parlavi per fare un dump della memoria, hai qualche nome? Sì, puoi guardare, e il più famoso si chiama Riffbox. Aspetta che se funziona internet. Questo è uno dei più famosi, uno dei più facili da utilizzare, e è più che altro legato agli smartphone. E questo box qui, poi ci sono le istruzioni per vari smartphone. Adesso non mi ricordo dove si pescano. Praticamente sul sito e nello stesso tool ti spiega dove saldare i connettori nel telefono, e soprattutto contiene i mapping della memoria per tirarti giù la memoria dagli smartphone, ma funziona con qualsiasi tipo di memoria, insomma. Comunque, se ti sei salvato il nome, se no te lo posso riscrivere, che mi sono scordato chiuso.
Aspetta, scusa, ah, perché sto guardando il mio schermo, sono... Questo viene utilizzato anche dalle persone che tipo riparano i cellulari briccati, però proprio quelli briccati di brutto, insomma, che va rifresciata la memoria, va rifresciata la memoria, proprio tutto, anche bootloader, proprio il primo bootloader. Domanda più meno tecnica, che però è una di quelle più fatte forse, e antivirus per Android? Ah. Non so, io, cioè, non ha senso. Io, cioè, consiglio personale, cioè, nel senso, come Marco, io non lo metterei, insomma, cioè, non stai attento a quello che installi, installa roba, diciamo, decente da Google Play, senza andare sui forum cinesi così, e dovresti essere più o meno a posto, insomma. Grazie. Però forse ti fai del male andare a installare ad alcuni antivirus, tipo addirittura ce n'è uno, credo che sia Avast, che se hai il telefono rootato usa root sul telefono, quindi chissà cosa fanno. Vabbè. Scusa, mi è venuto adesso un altro dubbio ancora su questo argomento qua. Su questo, sì. Cioè, okay. Dampare memoria, eccetera. Vabbè, si è detto fino adesso che comunque per dampare la memoria, il contenuto della memoria di, per esempio, di uno smartphone, di un terminale qualunque, o trovi un connettore JTAG o perlomeno dei solder pad su cui saldare un connettore e poi attaccarci il programmatore. Esatto. Oppure disaldi il chip e lo dai a qualcun altro, esatto. Bravo a saldare. Queste, diciamo, sono le maniere brutte, okay. quelle hardware, poi ci sono, ecco, quelle software. No, certamente, no, però mi stavo domandando, io pensavo che il caso più frequente con un telefono, soprattutto che è un PCB molto piccolo, eccetera, fosse dover disaldare la memoria e saldarla da un'altra parte. Cioè, sapevo che per esempio sui router succedeva che magari per motivi di convenienza anche nel prodotto finito rimaneva, non dico un header pronto, ma magari dei solder pad su cui attaccarsi. No, sul telefono sono molto piccolini e vendono degli adapter. Adesso aspetta che ne cerco uno, siccome c'era per l'S3. Giusto per far vedere com'è. No, eccolo qua, prima immagine, no, seconda immagine. Vedi, qui c'è la board, c'è questo connettorino qua, si vede il mouse più o meno, c'è questo connettorino qua lasciato, comunque, vedi, c'è il connettorino qua lasciato, e poi questo è l'adapter che ti vendono, e si attacca al connettorino della MOBO, e poi tu hai il tuo bel header, bello comodo. Certo. Saldare. Quindi anche nonostante lo spazio sia poco, di solito si lascia anche nei telefoni, sulle PCB dei telefoni, sì. Qualcosa. Sì. Ok. Strano. No. Grazie. Grazie a tutti. Ci vediamo domani, mi sa.